Dopo aver superato il girone di qualificazione, l'Italia affronta la Spagna. Un impegno delicato. Andiamo a sentire quali sono le impressioni sulla partita qui a Bergamo. Fratelli d'Italia, l'Italia se testa dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Italia-Spagna, un pronostico? 1-0 per l'Italia. E chi segna? Non mi ricordo il nome dei calciatori. Balotelli gioca. No. Italia-Spagna, gana Spagna. Gana Spagna sicuro. Spagnolo? Sì. Come mai a Bergamo? Vivimos aquí, vivimos qui. E che pensa del partito? Che ganerà Spagna, io credo che un po' per equipo, però nel fondo dà bastante miedo Italia, non queríamos a Italia. Non queríamos a Italia. A Emma. Emma Marrone, dai. Dai, con le unghie azzurre. Niente, riservata. Emma Marrone è Bergamo e non vuole parlare. No, ragazzi. Solo no. Un saluto, solo un saluto. No. Ciao, ragazzi. Un forza azzurri? Forza azzurri. Quanto finisce Italia-Spagna? 1-0. Chi segna? Segna, non lo so chi. Ci canti qualcosa? Dai, una canzone solo, un pezzetto. Bellissimo. Dove la vittoria le porga la chioma e schiava di Roma, il Dio la creò. Scusa, Italia-Spagna, un pronostico? Pronostico per la Spagna? Bello, tutto il weekend bello. Basta? Poi guardate trevimedia.com che lavoro lì, ok? Ciao. E chi segna? Non so chi segna. Posso? Va bene, dove mi guardo? Speriamo anche giocando male con la Spagna di vincere. Ce lo creiamo, no? Anche lei, se non è spagnolo. Perché mi pare che ci sia qualcosa di spagnolo. Quindi non è che mi deve rompere qua il microfono in testa. Ragazzi, scusate, interrompo il momento di intimità, però mi sembra una domanda fondamentale. Italia-Spagna, quanto finisce? Non me ne intendo di calcio. Quindi questi capelli azzurri non sono per l'Italia? No. Ti è piaciuta finora? Sì, bellissima. L'ultima che hanno giocato no, però, sinceramente. Non è stata bella. Però con la Spagna ottimista? Sì, perché la Spagna mi piace. È anche un bel posto. Sono sincera. Ta-da-dum, ta-da-dum. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Scusate, Italia-Spagna, un pronostico? 1-0, Spagna. Chi segna? Zazo. Secondo lei con questo ciuffo azzurro ti fa Italia? 1-0 per l'Italia. Il ciuffo azzurro per l'Italia? L'Italia, dai. Così, Italia-Spagna, un pronostico? Ancora. Ma quanti gioca? Quale parla? Europei di calcio, Italia-Spagna. Italia? Sì. Dimmi. Chi segna? No, non ne segna. Io non seguo calcio. Potrebbe essere 1-0 per la Spagna come per l'Italia, non so, 0-0. Non sono tifoso della nazionale. Tifoso di cosa? Di niente, solo della nazionale padana, siccome non c'è più, perciò andiamo sui ricordi che erano campioni del mondo. 1-0 per l'Italia. E chi segna? Immobile. E se l'Italia vince l'Europeo, tagli la barba? No, troppo, mi chiedi troppo. Siamo pronti a corte, siamo pronti all'amor, siamo pronti a corte, l'Italia chiamò. Siamo pronti a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Uè. Olè! Te l'ho cantata piano, perché se no la canto di questa cosa, però è intonata.